Ciao a tutti, sono felice di essere qui a dare un feedback riguardo la Halls con Elisa. Sono andato da Elisa perché mi sentivo proprio nel mi snaturo se scrivo un post, anzi mi viene il vomito all'idea di scrivere un post, proprio là. E la cosa che si è accesa grazie all'ascolto e al piacere, perché la cosa, il pezzo fondamentale della Halls e di tutto il momento in cui è stato seguito da Elisa è il senso di piacere, di gioia, di passione che c'era e c'è stato e c'è nell'incontrarci e nel vivere assieme questo processo. E infatti proprio lei non mi aspettavo che individuare la nicchia fosse così commovente, così sconvolgente per me. Ha individuato il tema della paternità e questa cosa per me, ancora adesso, a distanza di tempo, sto leggendo libri, sto seguendo con un mio trainer spirituale tutto un percorso per aprire sempre di più questo tema. E quindi questo è quello che mi viene da dire proprio di pancia, e la gioia appunto è stata quella di poi rimettermi con piacere a fare dei post, ne ho fatti alcuni, con la gioia di scrivere qualcosa che sento vero, sento autentico, mi sento io, non mi sento. E anche nella gioia di scrivere, cioè, ormai avevo anche il giudizio che non sapevo scrivere, cioè, non scrivo male. Cioè, comunque, 10 anni fa ho pubblicato un libro, anch'io ho pubblicato un libro, l'ho fatto anch'io, scrittura creativa, e quindi ormai non credevo neanche più di essere capace a scrivere. Beh, scrivo ma non ottengo il risultato. Invece, prima ancora del risultato, ok, è stato piacevole e felice e denso il fatto di essere lì a scrivere qualcosa di me, che riguarda me e mio figlio. E sento che è solo l'inizio di questo vaso di Pandora. Quindi il succo è che con la Halls si apre, così è successo a me, un vaso di Pandora. Ah! E quindi ora c'è da mettere le mani, e cosa che sto facendo, e per far emergere sempre di più quello che c'è di mio, di vero, di autentico, che posso veicolare nel mondo. Queste sono le prime cose che mi vengono in mente. Poi è stata magnifica Elisa nel cogliere che durante la OS, appunto, dopo un'oretta e mezza, non mi ricordo più, è arrivato questa cosa che ha individuato la nicchia. Io lì, lei ha letto perfettamente la situazione, per cui lì è stato fantastico. Lei mi ha detto, beh, fermiamoci qua, la proseguiamo in un altro momento. E per me è stato preziosissimo quel momento, perché non ero in condizione lì perché ero già troppo scosso piacevolmente da aver beccato questo tema. E quindi abbiamo proseguito la settimana dopo, non mi ricordo più quando, e nel frattempo ci siamo messaggiati, ci siamo sentiti. Quindi non è che sono stato abbandonato a me stesso, la OS interrotta e poi, boh, oblio fino all'altro tempo. Quindi è stato sì una os, ma in realtà fatta così è stato come un mini percorso. Non so se era preventivato, però nella morbidezza che ho trovato in Elisa è venuta fuori tutto questo. E quello che non mi aspettavo è che fosse così piacevole, che fosse Elisa, fosse godibile. Cioè, ok, una gioia, ok, però un conto è viverla così, in un tot, e un conto proprio nell'incontro, ecco, mi viene proprio nell'incontro di esseri che è stata la OLS. Cos'altro? Cos'altro? Guardo, ho preso qualche appunto, vediamo se mi viene in mente qualcos'altro che è importante che io dica, che io risponda. Me l'ho preso qualche appunto. Come mi sento ora? Mi sento sulla strada,
mi sento proprio sulla strada, e quindi aspetta solo a me camminare su questa strada, che sento, addirittura mi viene anche da dire questo, di fronte a questo tema paternità, se è così aperta la mente che insieme al lavoro con lei, come ho detto, anche con quest'altro trainer che mi segue, ma che mi segue da un altro punto di vista, che addirittura il tema della paternità mi chiedo se erogare un percorso allineandolo a quello che già faccio, se offrire invece uno spettacolo, perché io ho fatto e faccio anche l'attore, o per bambini, o anche l'altra cosa che si è aperta, che già era lì, ma ancora di più sottolineata, ma se invece dall'online voglio arrivare ai padri offline, quindi becco la nicchia e poi vale tutto, cioè mi interessa arrivare alla nicchia e lavorare con loro. Poi come non sono ancora lì, ma perché sento che voglio sempre di più esplorare e far emergere esattamente a chi, tanta roba che si sta muovendo, veramente un botto. E guardo sempre gli appuntini. Ecco, la cosa che mi è piaciuta è sentire, poi quando ho fatto anche dei post, lei mi ha detto, guarda, un po', ti leggerò, ecco, non so, sentirmi letto da Elisa mi dà gioia, mi dà gusto. Ah, che bello, okay. Cioè, boh, cioè, lo dico da adulto, non è che lo dico, cioè, da un adulto che si guarda e dice, ah, che bello, c'è bellezza. Consiglierei a chi sente che si sta snaturando ad applicare un metodo, qualsiasi metodo sia. Quindi per me lo snaturarsi è proprio la morte, la morte. La morte più profonda, quindi di tutta la bellezza che c'è in me, che c'è in tutti voi, no? E quindi chi non vuole, chi vuole smettere di credere che si sta snaturando, che non va bene com'è, eccetera, la ossa casca a pennello. Sentite, questo è quello che mi viene dal profondo. Se mi viene qualcos'altro, farò un'aggiunta, come si dice. Quindi vi abbraccio, ciao a tutti e baci, ciao.